Siamo con Antonio Zucca, prima partita a questi assoluti sardi. Come hai trovato la superficie e come valuti l'ospitalità della polisportiva Marina Residence? Ma il campo mi piace, diciamo, è un po' strano all'inizio perché comunque qua non ho giocato praticamente mai, però mi piace, anche se oggi c'era un bel po' di vento, quindi era fastidioso. Vediamo nei prossimi giorni se cala o meno, spero di sì, perché comunque il mio gioco ne soffre un po'. Comunque l'ospitalità è ottima, ci sono anche degli stand molto carini, il giudice arbitro ormai è famoso per questi torni qua, quindi c'è un bel ambiente, vogliamo tutti vincere, è un torneo prestigioso per la Sardegna, quindi ci tengo io a far bene come Gino, come Manu, come Marco Porco e tutto il resto. Nel 2013 hai conquistato il tuo primo punto ATP, lo celebri anche nel tuo braccio destro. Raccontaci cosa si prova a raggiungere un traguardo così ambizioso. Sì, per me, che non ero fortissimo da ragazzo, diciamo, è stato un sogno, quello, per quello l'ho tatuato. E l'ho preso a Sharm el Sheikh, dove mi sono qualificato, ho beccato lo stesso giocatore per fortuna dell'ultimo turno di quali. E ho vinto 7-5, 6-3, mi ricordo ancora tutta la partita, perché è stata un'emozione bellissima. Addirittura sul match point non ero sicuro di una chiamata dell'arbitro e sono andato a vedere il segno, infatti era fuori, ho vinto il match, quindi con un po' di suspense pure. E niente, sono felice, adesso ne ho due, spero di difenderli e di prenderne altri. Benissimo, volevo spiegare ai giovani tennisti sardi che ci seguono quale programma di allenamento un tennista di questo livello deve fare costantemente ogni giorno. Ah, io sono andato via di casa a 17 anni, grazie ai miei genitori che mi assistono, mi pagano soprattutto tutto quanto praticamente. Perché qua in Sardegna comunque è difficile per me e per chiunque proprio, infatti anche Manu e Mazzella è andato via. Se vuoi provarci devi andare via, ti devi allenare tanto, io d'inverno ci alleniamo su anche 8 ore al giorno, tra tennis, atletica e tutto il resto. È uno sport pesante che se non hai voglia è meglio che non inizi nemmeno, perché è tempo sprecato, sia tuo sia di chi ti assiste, quindi devi avere la voglia, devi essere preparato, perché se vuoi fare qualcosa devi allenarti quel tot di ore, se no è meglio che stai qua, che vai al mare. E niente, quindi spero che comunque creiamo in Sardegna questo giro di ragazzi buono, perché ho già visto che c'è qualche ragazzo buono, quindi speriamo che crescano, che ci superino addirittura a me, a Manuel, speriamo, dai.